Siamo all'episodio numero 3 di Viva la Fuga, inizia adesso, proprio adesso, ma tanto che vi interessa a voi un podcast, cliccate play quando vi pare. Parliamo di 3 o 4 cose oggi, parliamo della tappa di Limburg, della Hammer Series, del Giro del Delfinato, del campionato italiano di bicicletta a scatto fisso, di Mathieu Van Der Poel e di Richard Carapaz, mi sembra sufficiente. Andiamo per gradi in base a come si sono svolti i fatti, a come sono arrivate le notizie. Allora, parliamo della Hammer Limburg. La Hammer Series è una serie di 3 gare in giro per il mondo. Si è svolta la fine settimana scorsa la tappa di Limburg, che è un paesotto dell'Olanda. E vale la pena spendere un paio di parole sulla Hammer Series, perché la Hammer è un tipo di gara che non è così. Non è come tutte le altre, fondamentalmente. La gara si svolge su 3 giorni e su 3 prove diverse: climb, sprint e chase, scalata, volata e inseguimento. Lo dico in italiano. Le gare non sono, per quanto sono 3 giorni consecutivi della stessa gara, potrebbe essere una gara a tappe, non è a tempo, ma è a punti. O meglio, un po' a tempo e un po' a punti. La gara di climb, si svolge su un circuito che vede una o più salite, sicuramente vede l'arrivo in salita, ed è fatta in questo modo. La classifica della specifica tappa viene definita in base a un punteggio che viene assegnato in base ai passaggi sotto il traguardo tutti i giri. Nella fattispecie, i primi 10 prendono dei punti, il primo della gara prende 100 punti, il primo del passaggio, perché poi c'è tutti i passaggi. Prende 100 punti, il secondo 81, 66, 53, 43, 35, 28, 23, 19 e 15. I primi 10 prendono punti. I punteggi si sommano a tutti i giri. La classifica finale della specifica tappa non è singola, ma è a squadre. Quindi la squadra che totalizza più punti vince la specifica gara. Nello specifico, a Limburg, la Hammer Climb, che è stata dominata dalla De Koninck Quick-Step, e in modo particolare dal piccolo e giovane Remco Evenepoel, che ha fatto praticamente tutta la gara quasi da solo, passando primo sulla maggior parte dei traguardi previsti dal percorso, gara non lunga, una sessantina di chilometri, e quindi porta la De Koninck al primo posto nella prima tappa climb. L'indomani si è corsa la sprint, stessa logica, stesse modalità, ma un percorso super piatto, e anche qui ha vinto la De Koninck, grazie a una serie di volate incredibili, e piazzandosi spesso nelle varie volate, ma si sono sempre piazzati e quindi hanno vinto. Tra l'altro, la volata di metà gara e la volata di fine gara, ma anche il passaggio sulla vetta di fine gara e di metà gara, ha punteggio doppio, come si conviene nella più bella gara a punti su pista, perché di fatto poi il concetto è la gara a punti su pista riportata su strada, però a livello squadre. Tutt'altra parrocchia invece per l'ultima gara, che è la Hammer Chase, è l'inseguimento a squadre, con diciamo un cronometro a squadre a inseguimento. Che cosa vuol dire inseguimento? Che il punteggio delle gare precedenti viene convertito in secondi e la squadra che è prima parte con il vantaggio convertito. Quindi si fanno due manche, la manche per la vittoria e la manche per dal nono posto al sedicesimo posto, perché le squadre sono 16. La prima squadra che è in classifica parte dopo tot secondi, che saranno sempre variabili, la seconda, la terza e così via. Sul traguardo vale l'ordine d'arrivo, ovvero la prima squadra che taglia il traguardo è la squadra che vince la totalità, la tappa, il trittico, la 3 giorni della specifica tappa. Hammer Limburg è stata vinta dalla De Koninck con un minutino di vantaggio. Le squadre si classificano ancora una volta dal primo al decimo posto, prendono gli stessi punti delle gare individuali, quindi 181, 66 e così via fino al decimo, che prende 15 punti. Alla fine delle 3 gare, perché la Hammer Series si sviluppa in 3 gare, la squadra che ha più punti vince, diciamo, la series, il campionato della Hammer. E questo è poi una modalità brillante e divertente per gestire. La cosa bella di queste gare è che il circuito è molto corto, quindi sia per la climb che per la sprint che per la chase, i corridori si vedono passare una dozzina di volte almeno, se non di più.
c'è molto combattimento e molto divertente da vedere. Televisivamente parlando è molto accattivante, non è la solita gara da 180 km tipo le corse a tappe regolari, che comunque poi sono la maggior parte. Tre sono le tappe dell'Amstel, Stavanger che si è già corsa, Limburg appunto l'ultima vinta dalla De Koenig, e poi si correrà a ottobre l'ultima gara a Hong Kong. C'è anche il Giro del Delfinato in questi giorni, è partito domenica, si correrà per tutta la settimana fino a domenica prossima. Si sono corse al momento in cui registro, il martedì ed è mezzogiorno, due tappe. La prima è stata vinta in volata in un gruppo ristretto da una quarantina di corridori da Edvald Boasson-Hagen, che torna alla vittoria. Bravo, bene, bis. Si è preso anche la maglia che poi ha perso ieri in una tappa vallonata, mi verrebbe da dire, del Giro del Delfinato sul massiccio centrale in Francia, con 8 Gran Premi della montagna, non impossibili ma comunque fastidiosi, e un Boasson-Hagen che comunque una volta era un forte velocista, ora si è un po' riconvertito, è comunque molto veloce, soffre la salita. Un attacco a metà giornata di Dumoulin, che torna a farsi rivedere. Poi esplode la corsa sul finale e sul finale va in porto la fuga, la tappa per la cronaca va a Dylan Teuns, che si prende anche la maglia del Giro del Delfinato, ma nel finale grandi attacchi di Thibaut Pinot, che mostra di essere già abbastanza avanti con la condizione per il Tour de France. Non dimentichiamoci che il Giro del Delfinato è un po' l'antipasto del Tour de France, tant'è vero tanti big sono presenti, appunto già detto Dumoulin, Pinot, Bardet, Froome, Nairo Quintana, per dire quelli i primi che mi vengono in mente. Adam Yates, l'altro Yates. Si è corso lo scorso fine settimana a Roma il campionato italiano di bici a scatto fisso, più che a Roma era a Ostia al Porto Nuovo. Bici a scatto fisso, uomini e donne. Allora, andiamo a vedere come sono i risultati. Il nuovo campione italiano delle bici a scatto fisso è Stefano Capponi, che ha regolato Luca Sacchetti e Andrea Tincani. Mentre per quanto riguarda le donne, la campionessa italiana nuova de pacca è la Martina Biolo del Wanghi Artincinelli, davanti ad Arianna Coltro e a Paola Panzeri. Beh, non ci sono informazioni sulla gara, perlomeno non sono riuscito a trovarle, ma insomma il risultato, se non altro, l'ho trovato. Bon, parliamo di Mathieu Van Der Poel, che Van Der Poel si dice, ragazzi, non confondiamo i nomi, che mi viene nervoso, che ha fatto vedere quello che è il suo programma per la stagione a venire, quello che manca della stagione. Ovviamente finirà la Coppa del Mondo di mountain bike, dove peraltro è vincitore di una gara su due per quanto riguarda la distanza regolare, due gare su due per quanto riguarda la short track, quindi delle quattro gare fatte ne ha vinte tre, e nell'altra è arrivata secondo. Manco farlo apposta è primo in classifica generale in Coppa del Mondo. Tra un po' si correrà il campionato europeo e il campionato del mondo. Non penso che se le farà scappare Van Der Poel, perché da quello che si è visto fa un altro mestiere anche sulla mountain bike. E poi ha confermato che a fine settembre sarà il campionato del mondo dello Yorkshire, questo è il campionato del mondo di ciclismo su strada. Allora, fermo restando il fatto che l'anno scorso ha vinto il campionato nazionale olandese per quanto riguarda Van Der Poel di ciclocross, mountain bike e su strada, penso che quest'anno voglia fare doppio and play, campionato europeo di ciclocross che già ha vinto mountain bike, e magari lo vincerà su strada, visto che l'anno scorso è arrivato un secondo o terzo, non mi ricordo, mi sembra secondo. E poi c'è il campionato del mondo, quello del ciclocross ce l'ha già, credo che quello dei mountain bike, se non succede nulla di spaventoso, non vedo un Nino Schurter così sul pezzo per il momento, poi può succedere di tutto per l'amor di Dio, e quello su strada, chi lo sa, insomma l'Amstel Gold Race l'ha vinto, voglio dire, boh, visto mai che siamo di fronte al più grande corridore di tutti i tempi su tutte le discipline, lo dico qui, poi vediamo. Ultimo ma non ultimo, Richard Carapaz torna in Ecuador, viene accolto come la divinità più divinità, grandissima festa per il ritorno in patria del vincitore del Giro d'Italia. C'è un video che gira in rete che appunto fa vedere l'arrivo del Carapaz in Ecuador, cose belle da vedere che fanno bene al cuore. Ragazzi, la chiudo qua perché l'ho fatta pure lunga quest'oggi, e ci troviamo la settimana prossima. Ricordatevelo sempre, viva la fuga!